Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video ti spiego come boostare gli FPS su Ratchet Clank, il nuovo Ratchet Clank E ovviamente c'è chi ha problemi di lag, c'è chi ha problemi di freeze, crash e cose così Però possiamo aumentare gli FPS grazie al pannello di uh, Nvidia Lo troverai in descrizione, questo è il pannello di controllo di Nvidia Se in questo caso hai già questo pannello, non fa niente, non ci resta che modificare alcune cose sul gioco quindi in questo caso se non hai questo pannello ti ho lasciato il link in descrizione tu ci clicchi sul link e cominci a scaricare questo pannello e lo installi quindi eh, andiamo un attimo sul pannello eh, di controllo di Nvidia quindi questo qua impostazione Nvidia eccolo qua ora andiamo un attimo sulle eh, se gestisci le impostazioni 3D, se ricordo bene, impostazione digitale, gestisci impostazioni 3D, impostazioni programma, facciamo aggiungi. Andiamo a trovare la cartella di Ratchet e Clank. Quindi in questo caso su Steam tu vai nella cartella di Steam e vedi dove sta il tuo Ratchet and Clank. In passato avevo fatto un tutorial anche su Minecraft e avevo messo Minecraft, quindi non mi resta che andare a prendere Ratchet and Clank. Eccolo qua. L'applicazione Rift Apart e faccio apri. Ok. E ora non ci resta che impostare così. Uh, la grafica, quindi la grafica sul gioco. Quindi uh, inizio prima a fare il ridimensionamento dell'immagine. Quindi su impostazione globale io mi faccio sempre consigliare da Nvidia. Quindi in questo caso metto disattivato e faccio OK. Uh, L'anti-aliasing della correzione gamma andiamo a mettere uh, attivato, sempre sull'anti-aliasing dell'FXAA mettiamo disattivato questo invece mettiamo 4 per tutto quello che mi consiglia Nvidia per aumentare un po' gli fps e aumentare anche le, le prestazioni quindi uh, l'anti-aliasing della trasparenza andiamo a mettere disattivato uh, questo qua è più per il v-sync quindi la virtualizzazione uh, dello schermo mettiamo disattivato, e facciamo in modo di eh, tenere sbloccati gli FPS, sulla scheda video invece lasciamo così com'è, sulla compatibilità mettiamo eh, automatico. Sul filtro anisotropico eh, inseriamo l'8x di Nvidia. Eh, il filtro della struttura eh, è già messo su disattivato della, del filtro struttura ottimizzazione campione e il filtro struttura questo qua che ci ha consigliato Nvidia. Scendiamo un po' più giù. Filtro struttura, ottimizzazione trilineare, disattivato. E ora passiamo alla qualità. Sul filtro struttura, qualità. Sulla qualità io non metterei qualità, metterei prestazioni elevate. Quindi a noi interessa di più aumentare le prestazioni sul gioco. Sui fotogrammi invece mettiamo uno. questa è per la realtà virtuale anche se poco uh, ci interessa frequenza fotogrammi massima mettiamo qua attivato fino a 1000 fps tanto se avete una buona scheda video e riesce a fare 300 400 fps vanno più che bene se invece mettete disattivato farà lo stesso con uh, gli fps ma a certe volte non è che aumenteranno ma ogni tanto Uh, quindi vi consiglio di mettere attivato fino a 1000 fps uh, frequenza fotogrammi massima applicazione uh, mettiamo pure qua fino a 200 fps se in questo caso avete problemi con questa frequenza fotogrammi mettete disattivato e si concentrerà di più su questi uh, fotogrammi massima 1000 fps uh, scheda video rendering open gl mettiamo selezione Automatica, quindi la selezione automatica sarà la mia scheda video. Io metto direttamente la mia scheda video. Metodo di presentazione Vulkan OpenGL, mettiamo automatico, modalità bassa latenza. Mettiamo disattivato. Modalità di gestione dell'alimentazione, quindi dell'energia elettrica al nostro computer. Mettiamo potenza ottimale. Multiframe mettiamo disattivato. Questo non me lo fa mettere perché dice non supportato per questa applicazione. Ottimizzazione con Triad, mettiamo automatico. E ora c'è la sincronizzazione verticale, quella che ti blocca gli FPS. Usa l'impostazione dell'applicazione 3D. Io metterei disattivato. Tecnologia monitor, queste invece sono la compatibilità del G-Sync, se supportate il G-Sync, adesso vi faccio vedere come attivarlo. Velocità di aggiornamento preferita, la più elevata, disponibile. Quindi facciamo applica. Sì. Ok, abbiamo applicato tutte queste impostazioni sul gioco e ora non ci resta che andare un attimo su Imposta G-Sync. Se il vostro monitor supporta anche cioè G-Sync, lo potete abilitare qua sopra. Come puoi vedere, sul mio monitor Dell, 165 Hz, un monitor curvo da gaming, ho messo Abilita G-Sync. Abilita per la modalità Schermo intero. Ok? Quindi... Uh, non mi resta che chiudere e avviare direttamente il gioco quindi siamo sul gioco ora andiamo un attimo sulle impostazioni andiamo su schermo e grafica e cominciamo a modificare un po' di cose quindi ho fatto anche un video su come non crashare su uh, Ratchet and Clank quindi ti consiglio di guardarlo se ha problemi di crash quindi Uh, qua mettiamo no questo è per aumentare gli fps frequenza di aggiornamento sul schermo intero facciamo applica modifica così qua andiamo su grafica qualità texture poi qua dipende dalla vostra scheda video il filtraccio texture in 4x io metterei 2x questa qualità texture lascerei in medio. Poi vedete voi se mh, supportate la grafica media, alta, ultra. E se non vi piace potete direttamente mettere minimo. Quindi se questo video ti è stato utilissimo su come postare gli FPS per non avere più problemi di crash, ti consiglio di guardare quella guida in alto a destra o la trovi sul mio canale come video precedente su come non crashare su Ratchet e Clank. Quindi, grazie a tutti per questa visione. Iscriviti al canale, attiva la campanellina e lascia un like. Quindi noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!